Buongiorno, siamo in compagnia della dirigente scolastica, la professoressa Lia Artuso e altri sei collaboratori per parlare di didattica a distanza, sostanzialmente con varie sfaccettature in questi periodi di pandemia. Dirigente scolastica dell'Istituto Carlo Anti, un istituto che conta più di 900 allievi. Professoressa Lia Artuso, vi presenterò poi gli altri collaboratori e gli altri professori strada facendo quando porrò le domande. Professoressa Artuso, che è la dirigente scolastica, immagino che la pandemia abbia inciso profondamente nella gestione delle attività di questo vostro istituto che, come dicevo poc'anzi, conta più di 900 allievi. Pensiamo solo al cambio dell'orario, dal 75 al 50 al 25 a vabbè, tutta una serie di percentuali. Quindi parlare di didattica a distanza è diventato un obbligo. Come l'avete gestita questa situazione? Ci sono state tante richieste da parte di famiglie meno abbienti e come avete organizzato queste necessità? A lei la parola. Grazie mille, Buon dottor pomeriggio. Gasparini. Beh, le difficoltà ci sono state, ci sono tuttora, proprio dal cambio di registro di un'attività didattica svolta in presenza che dal sabato al lunedì si è dovuta modificare ricorrendo a piattaforme, ai supporti digitali, che per fortuna ci sono, ecco, però abbiamo dovuto mettere in campo tutte le nostre risorse e le nostre migliori energie. Abbiamo reagito cercando di collaborare tra di noi, tra tutti i nostri utenti della scuola, pianificando, cercando di ricorrere alle piattaforme giuste, cercando di interpretare le esigenze dei ragazzi. Non è stato facile perché, come ha detto lei, ha ricordato che i cambi di percentuali avvenivano quasi anche da un giorno all'altro. L'impatto più forte resta, ed è tuttora, l'impatto sui ragazzi di tipo relazionale, psicologico, della loro formazione e delle loro risposte più intime. Poi altra difficoltà riscontrata è stata quella proprio dei dispositivi, la risposta delle famiglie nel momento in cui per fare attività didattica era richiesta a casa di avere la strumentazione. Ho proprio preso in mano i nostri rendiconti, circa un centinaio di famiglie hanno chiesto a scuola un dispositivo incomodato. Siamo riusciti a Dare soddisfare tutte risposta. le esigenze. Sì. Dopo ci siamo dati anche da fare per sfruttare al meglio sia i fondi ministeriali, che sono stati consistenti. Io non ho mai visto tanti soldi girare come in quest'ultimo anno nella scuola, quindi onore al merito, l'istituzione c'è stata e ha dato risposte. E anche poi tutti i vari fondi, si chiamano PON, PNSD, tutto quello che poteva venirci incontro abbiamo cercato di bloccarlo, ovviamente vuol dire presentare un progetto, implementarlo e Certo. rendicontarlo, tutti impegni di una certa di un certo tipo. Benissimo, allora adesso passiamo al docente animatore digitale. Ci colleghiamo subito con il professor Federico Fidini, che poi fra l'altro so che ha degli impegni, per cui eventualmente lo salutiamo in anticipo, se non può aspettare la fine della videointervista. È stato un anno in cui la didattica tradizionale è stata sicuramente messa a dura prova. Innovazione digitale, questo è stato l'imperativo per continuare a fare scuola. Il suo è stato sicuramente un ruolo determinante in questo processo. Quali piattaforme digitali avete messo in campo, per la didattica a distanza nel vostro istituto? Grazie, dottor Gasparini. Il mio contributo e il contributo dell'Istituto nel campo ovviamente, innovazione digitale ha dato
dal mio punto di vista, due aspetti fondamentali che dobbiamo un attimo sottolineare. L'aspetto tecnologico e l'aspetto metodologico. L'aspetto tecnologico, in parte già richiamato dalla dirigente scolastica, e riguarda soprattutto l'infrastruttura, riguarda la disponibilità di un collegamento in fibra che quest'anno è stato attivato presso proprio l'istituto e che ci permette di offrire sia al corpo docenti sia ai ragazzi un collegamento ad altissima velocità. Ecco, questo collegamento è stato attivato quest'anno o c'era già precedentemente? Allora, precedentemente avevamo una multilinea, si dice, termine tecnico. Quest'anno invece abbiamo portato proprio il collegamento in fibra direttamente. Mi chiedo solo una cortesia, se può alzare un po' il tono della voce, grazie. Sì, sì. Riprendo quindi la parte infrastrutturale con la possibilità quindi di un collegamento in fibra con anche interventi nelle classi per quanto riguarda l'adeguamento e la connettività wireless wifi per poter offrire agli studenti un collegamento direttamente dai loro dispositivi. La sfida però anche dal punto di vista sempre tecnologico riguarda le piattaforme che già al Carnoanti avevamo in essere e sperimentato da diversi anni ma che abbiamo evoluto su due aspetti fondamentali: l'aspetto della sincronicità, cioè il cosiddetto collegamento sincrono, e la possibilità di lavorare in diretta con i ragazzi, e qui abbiamo messo a disposizione sia del corpo docente sia degli studenti piattaforme specifiche per call e webinar online, sia per poter lavorare in modo asincrono, quindi la somministrazione di compiti, di verifiche, di quiz, di test e di materiali di studio. Sul lato metodologico, invece, abbiamo investito molto su quella che è la formazione in primis del corpo docente, perché ovviamente siamo stati travolti un po' tutti dalla digitalizzazione, e strumenti quali più tecnici per lo svolgimento di lezioni in didattica sincrona ci hanno messi un po' tutti alla prova. E, dal lato su formazione per gli studenti invece abbiamo portato una piattaforma, si dice, di lavoro nel cloud, quindi una piattaforma capace di rispondere alle esigenze di comunicazione, alle esigenze anche di scambio dati tra gli studenti e con i loro docenti. Benissimo, passiamo adesso alla professoressa Maria Iannuzzi, che è docente referente del PCTO. Cerco di tradurre questo PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. Spero di aver detto giusto. Sì, sì. Ricollegano poi a quella che era l'alternanza scuola-lavoro, se non... Esatto. Sì, 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 è proprio... Le diverse, però, vabbè, questo è un po' il concetto. Sì. Nonostante i DPCM, parliamo per sigle oggi, di chiusura di didattica in presenza, o comunque di riduzione del 50 e vabbè, e le percentuali che abbiamo detto prima, sono sempre state salvaguardate queste attività. Parlo dei PCTO di cui abbiamo appena tradotto, certo, la sigla. Come siete riusciti a coniugare la didattica integrata digitale con la didattica a distanza, con le esperienze dei PCTO? Che tipo di organizzazione avete messo in atto? Salve a tutti, prima di tutto. Allora, l'Istituto, il Carnoanti, ha sempre avuto una particolare attenzione per le esperienze di alternanza che adesso, come diceva lei prima, si chiama PCTO, quindi sono i percorsi per le competenze trasversali, c'è una parte che riguarda anche l'orientamento. Nonostante l'emergenza sanitaria e la necessità di rimodulare tutta l'attività didattica,
i progetti di PCTO nel nostro istituto non sono stati abbandonati, anzi abbiamo valorizzato maggiormente quelli che c'erano già e abbiamo cercato di adottare delle strategie diverse. In primo luogo l'istituto da anni sviluppa un progetto importante che è quello dell'impresa formativa simulata. È un lavoro triennale, quindi un progetto della durata di 3 anni e a partire dalle classi, dalla classe terza di ogni indirizzo, gli studenti simulano la costituzione di una startup, quindi di un'azienda, dalla nascita alla vera e propria chiusura dell'azienda, passando per tutte le fasi, quindi quelle legali, fiscali, contabili e amministrative. È un'attività laboratoriale che si adatta e si è adattata perfettamente alle esigenze della didattica a distanza, nonostante la difficoltà di vedere i ragazzi in presenza, loro hanno, nonostante tutto, continuato a lavorare a distanza. E è un'attività che consente agli alunni di approcciarsi all'imprenditività e soprattutto alla vita dell'azienda, nonostante la distanza, anche attraverso l'utilizzo di una piattaforma che viene gestita da Confao, che è un consorzio proprio per la formazione non solo dei docenti ma anche degli studenti. E nonostante questo progetto, che è quello fondamentale, quello diciamo principale, abbiamo comunque mantenuto un contatto diretto con le aziende del territorio attraverso dei progetti online, sia l'artistico che necessita maggiormente del contatto con le aziende del territorio, ma anche i nostri altri indirizzi, quindi lo scientifico, il tecnico e il professionale. Siamo riusciti a portare avanti un progetto con la Banca d'Italia, tutto sempre online, che ha visto 10 studenti del professionale, e continuiamo tutt'oggi a promuovere dei percorsi su una piattaforma di educazione digitale in associazione, quindi insieme alle Leroy Merlin e alla Coca-Cola, che sono comunque due aziende importanti. Ecco. Quindi abbiamo continuato a mantenere tutti i contatti possibili anche con la distanza. Benissimo, doveva essere con noi oggi anche il professor Nicola Pizzetti, che non ha avuto la possibilità di collegarsi, che è il docente referente dell'inclusione, per cui giro la domanda alla dirigente scolastica, alla professoressa Lia Artuso. Il vostro istituto ha attenzione per l'inclusione di allievi con difficoltà. Ovviamente questo è stato un anno particolare. Come siete riusciti a garantire la didattica in presenza continuativa ai ragazzi con sostegno e con quali strategie? Sì, domanda molto importante, perché è un argomento, una tematica a cui teniamo molto, molto tutti quanti. Il professor Pizzetti è il mio vicepreside, è stato un insegnante di sostegno, ha una sensibilità particolare e mi cura molto l'aspetto inclusione, diversamente abili, DSA e BES. Allora, a parte il periodo del lockdown, che fa riferimento alla primavera del 2020, quando nessuno era in presenza e quindi le attività anche rivolte ai ragazzi del sostegno erano solo ed esclusivamente tramite piattaforma, però dall'inizio dell'anno, anche nei periodi in cui c'era una limitazione nella frequenza, il disabile poteva venire sempre a scuola, lo concedeva proprio il DPCM. Quindi, dietro libera scelta delle famiglie, noi abbiamo garantito ai nostri ragazzi col sostegno la presenza a scuola del docente di sostegno e che ha proposto delle attività mirate ad hoc. Quindi siamo riusciti a contenere, effettivamente la gravità della situazione. È stata apprezzata questa attività e quindi anche fino all'altro giorno non avevo le classi, ma avevamo i ragazzi col sostegno e con delle attività proprio mirate per loro. Benissimo. Passiamo adesso al professor Christian Marchesini. Buongiorno. Collegamento. L'Istituto Anti ha una tradizione di accoglienza degli stranieri e lei è il docente referente all'inclusione degli allievi non italofoni. Sì.
Esatto. Che tipo di attività e corsi organizzate per questi ragazzi? E anche con la didattica a distanza sono continuate le lezioni della seconda lingua, diciamo? Sì. Dunque, come emerge anche dal nostro protocollo di accoglienza d'istituto, le attività che organizziamo sono tante. E in primis i laboratori di italiano L2, che sono fondamentali per permettere ai ragazzi di seguire le lezioni come i compagni, e addirittura riusciamo ad avere a organizzare anche 3-4 corsi, 3-4 gruppi di livello diversi ogni anno, grazie anche alla collaborazione di tanti colleghi. Tantissimi contatti anche con i docenti di lettere, con i coordinatori, con gli altri docenti che hanno questi studenti in classe. Altre attività come per esempio il supporto allo studio, dove i ragazzi vengono aiutati a studiare alcune discipline, in particolare quelle umanistiche, e ancora si presta attenzione e si dà un aiuto particolare alla lingua, in questo caso alla lingua dello studio, quindi per i ragazzi che raggiungono un livello di conoscenza dell'italiano come L2, di livello C1 almeno. Gruppi di studio invece organizzati e portati avanti anche con il peer tutoring dai compagni di classe o da altri studenti dell'istituto che si sono messi in gioco per aiutare questi studenti, e anche Dulcis in Fundo, un progetto curato dal nostro collega professor Scolari, A rivedere le stelle, che ha portato anche i ragazzi non italofoni a conoscere Dante più da vicino. Il lockdown sicuramente ha cambiato tante cose, però ha aperto anche tantissime nuove prospettive. Ci ha costretti a ripensare la didattica e anche ovviamente le attività con i ragazzi non italofoni. Noi ci siamo organizzati sin da subito, ci siamo attivati in modo da non lasciare i ragazzi da soli o isolati, che è un problema molto sentito dai ragazzi non italofoni. Siamo riusciti a raggiungerli con le tecnologie di cui abbiamo parlato prima, e chiaramente quando le cose torneranno alla normalità, la presenza in classe, la relazione, la comunicazione saranno sicuramente diverse e sono comunque insostituibili. Però è anche vero che dobbiamo far tesoro di quello che questa situazione ci ha insegnato, perché penso che abbia aperto nuove interessanti opportunità che potremo usare anche in futuro, anche perché appunto tutto quello che facevamo prima in presenza, in modalità diversa, in chiave diversa, però siamo riusciti comunque a farlo anche in questa situazione. Professor Luca Porto, buon pomeriggio anche a lei. Lei è referente dell'orientamento. Allora, parlare di orientamento con le scuole pressoché chiuse penso che non sia stato un'impresa facile. Ecco, come siete riusciti ad informare i futuri iscritti e quali risultati avete avuto? Allora, sicuramente, come ha sottolineato, il problema generale della scuola ha toccato pesantemente anche l'aspetto dell'orientamento. Tuttavia, quelle soluzioni che noi abbiamo elaborato all'interno della didattica della scuola sono state le stesse soluzioni che abbiamo utilizzato anche per l'orientamento. Per cui, non potendo accogliere direttamente a scuola le famiglie e gli studenti, abbiamo ovviato con una serie ampia di incontri online che si sono svolti complessivamente tra i mesi di ottobre e gennaio di quest'anno. Abbiamo iniziato con il salone della scuola, anch'esso svoltosi in forma virtuale, e poi abbiamo proseguito con le giornate tradizionali di scuola aperta, anche se aperta virtualmente, che hanno permesso a famiglie e studenti di incontrare docenti incaricati di presentare i singoli indirizzi agli interessati. In particolare in queste occasioni, ritenendo più importante la persona rispetto alle cose, abbiamo puntato soprattutto sull'aspetto relazionale. La presentazione degli spazi è stata limitata a quelli più caratterizzanti, i laboratori in pratica, mentre il grosso dell'opera di comunicazione è stata lasciata alla chiarezza, alla cortesia, alla disponibilità di tutti i numerosi docenti che si sono messi a disposizione per contribuire alla crescita dell'istituto. Quello che invece è più l'aspetto materiale l'abbiamo
concentrato in un video di presentazione del nostro istituto, che è stato elaborato ancora una volta a proposito del Salone della Scuola. Ma è tuttora visibile sul sito della scuola, all'indirizzo carloanti.edu.it, e su diversi portali come quello del Job Orienta, YouTube, pagina Instagram dell'istituto. Oltre a questo, ovviamente, abbiamo portato avanti le più tradizionali attività invece di pubblicità sui giornali locali. Nell'insieme questi sforzi hanno dato dei buoni risultati, perché non solo hanno soddisfatto le aspettative, ma le hanno addirittura superate, facendoci raggiungere un totale di iscritti di oltre 230 persone, distribuiti su 12 nuove classi prime, a fronte di una previsione di circa una decina che avevamo valutato noi. Quindi è un buon successo, ulteriormente rafforzato dalla consapevolezza di essere l'unico istituto nel comprensivo della Franchese a aver visto una crescita delle iscrizioni, mentre generalmente gli altri istituti sono stati in contrazione. Quindi, grazie anche a lei. Chiudiamo questa diretta, diciamo, con la referente dell'educazione fisica, la professoressa Grazia Felici. Ecco, la nuova legge del 2019, la 92, se non ricordo male, ha diciamo reso l'educazione civica una vera e propria disciplina. Come vi siete organizzati? Grazie. Una disciplina nuova che non ci ha comunque colti impreparati. L'istituto si è immediatamente dotato di un curriculum verticale che prevede una serie di attività, tenendo ben saldo il fondamento della legge, che prevede i tre pilastri, quindi la Costituzione, la sostenibilità e la cittadinanza digitale. E anche in DAD, quindi in didattica a distanza, gli allievi hanno potuto seguire conferenze su tematiche di vario genere, di rilievo, di attualità. E l'innovazione didattica a cui facevamo riferimento prima, e quindi le piattaforme, ci hanno permesso costantemente anche di raccogliere valutazioni oggettive. E nonostante qualche perplessità iniziale, dovuta sicuramente alla novità legislativa e anche all'organizzazione proprio della didattica, e possiamo dire che l'educazione civica ha rappresentato il valore aggiunto al processo educativo che la scuola condivide con altri attori, la famiglia, la società, e anche il livello di gradimento da parte degli allievi, di partecipazione, è molto positivo, a dimostrazione che la scuola risulta comunque fondamentale per la formazione di cittadini responsabili e partecipi alla vita civica e sociale del Paese. Perfettamente d'accordo, professoressa. Ringrazio tutti per quanto hanno detto. Ho trovato degli spunti sicuramente interessanti, per cui vi inviterò qualcuno, magari di voi, pressoché tutti, nelle rispettive competenze, magari ad approfondire alcune tematiche molto ma molto interessanti. Chiudo qua ringraziandovi per la vostra disponibilità. Vi abbiamo tolto del tempo prezioso la vostra attività didattica. Vi auguriamo buon lavoro. Non mi resta che ringraziare anche il distretto 108 TA1 del Lions Club International, che ci ha messo a disposizione tramite il suo segretario Corrado, che ringrazio, questa piattaforma che ci ha permesso di fare questa conferenza. Ricordo anche che il 16 aprile, sempre il Lions Club International con altre realtà, ha organizzato un convegno, un webinar che è disponibile per tutti, anche per le famiglie, per i ragazzi, per gli studenti, per voi docenti, che è il Ciber e Bullismo, conoscere, prevenire e contrastare il fenomeno. 16 aprile, dalle 16 alle 19, ovviamente metteremo a disposizione il link per poter partecipare a questo webinar.
Ringrazio tutti coloro che ci seguono anche su Il Veronese Magazine, in cui sarà pubblicata questa intervista. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e a lei, signor Gasparini. Buona serata. Saluti. Grazie, buona serata. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci, grazie.